stanno per scambiarsi adesso reciprocamente i saluti e sarà l'ultima volta che lo fanno, l'ultima volta tra queste due squadre che si giocheranno il primo posto, la finalissima di questa manifestazione. Mentre sono state appena ultimate le prime azioni per il terzo e quarto posto, adesso si affrontano la formazione del Frosinone e il Benevento dopo una giornata lunghissima, davvero incredibile il ruolino di marcia da parte di entrambe che sono arrivate a giocarsi dunque la Coppa, il trofeo più ambito dopo aver disputato tre partite del girone eliminatorio ed essersi qualificate al primo posto. C'è un trofeo importantissimo in palio da poter sollevare. Sono state le squadre che hanno più di tutte meritato la possibilità di poterlo conquistare e adesso si parte con il Benevento che prova questa prima azione con il numero 7 Castiello. Adesso ancora il Frosinone che prova a uscire, davvero tutte le energie che sono rimaste, tutto ciò che ormai serve verrà profuso sul terreno di gioco perché non bisogna più a questo punto fare nessun tipo di calcolo, bisogna soltanto buttare il cuore oltre l'ostacolo e cercare di dare il tutto per tutto perché c'è un grande obiettivo da poter ottenere per entrambe. Adesso il Frosinone prova ad affacciarsi in avanti con questo tentativo da parte di Zaccheo, poi torna sul pallone di Monaco all'indietro, Frosinone subito arrembante, vuole cercare di mettere le cose in chiaro, ancora di Monaco, prova la conclusione di Monaco e c'è il portiere Ciullo che riesce a far su il pallone, Frosinone che ha anche la possibilità di poter gestire grazie alla sapiente organizzazione proposta da mister Broccolato, tanti giocatori sicuramente un po' meno chance da questo punto di vista ha il Benevento, ma il Benevento ha dimostrato di avere grande qualità in tutti i suoi effettivi. Adesso prova a giocare il pallone Panarese, riesce a liberarsi, a divincolarsi dalla marcatura di due giocatori del Frosinone, poi l'ultimo tocco da parte del numero 15 Maini. Adesso ancora il Benevento che ci prova con Sena, riparte adesso il Frosinone con Scaccia, gioco fermo, rimessa laterale con Irillo, ancora il Benevento che prova a facciarsi in avanti, attenzione, cross al centro, salta di testa Zaccheo, adesso parte ancora una volta con il numero 11 di Monaco, non riesce a far filtrare questo pallone per qualche compagno, c'è Santaniello, poi c'è un errore difensivo, conquista il pallone adesso di Monaco, poi sulla sinistra provato Zaccheo, tagli una mano, chiuso nel fallo laterale, direttore di gara di questo incontro è il signor Tasciotti della sezione di Roma 2. Adesso c'è ancora con il numero 19 Bracaglia, data al centro a Irillo, sulla destra provato a impostare Marconi, si chiude la retroguardia del Benevento ma ancora il Frosinone che insiste, non riesce ad agganciare il pallone, adesso Lombardo, Frosinone che sta cercando di imprimere una certa pressione, mette in difficoltà il Benevento in queste fasi iniziali, attenzione c'è un pallone ciccato malamente di Monaco all'indietro, il tiro in porta da parte di Zaccheo, Ciullo c'è, attento anche in questa circostanza, adesso riparte Santaniello, poi il tocco da parte del giocatore giallo-blu, sarà rimessa laterale adesso a favore sempre del Benevento che ci prova ancora, si affaccia adesso il Frosinone, partita che ha subito un gran ritmo, la stanchezza non si sente più,
quando ci si gioca certi obiettivi non c'è più stanchezza, non c'è più nulla, c'è soltanto una grandissima voglia di vincere. Giocatori che sono in trance agonistica, si vede. Adesso c'è Di Monaco. Zaccheo propone questo cross, Zaccheo arretrato. Benevento che esce, meno prova a farlo, non c'è fallo adesso su Mercobella. Ancora un batti e ribatti in una zona molto pericolosa. Chirillo riesce a trovare lo spazio per calciare. Ancora Frosinone però che preme, piede schiacciato sull'acceleratore, cince d'assedio il Benevento, formazione Ciociara che adesso prova a crossare con Di Monaco, poi Zaccheo ha un buon destro, Zaccheo ma opta per questo passaggio per Chirillo, poi c'è il tiro di piatto sul primo palo, è stato tentato dal calciatore del Frosinone. Senza che è riuscito a ottenere il risultato che sperava. Adesso ancora Chirillo. In precedenza era stato Fragiotta aver tentato la conclusione sul primo palo. Abbiamo adesso riconosciuto attraverso il numero di maglia. Il pallone è giocato adesso da Chirillo. È lui il regista, colui che propone tutte le manovre. Attenzione! Spara a colpo sicuro, ma la difesa del Benevento si chiude a testuggine e riesce così a evitare un gol che sembrava già fatto. Deve cercare di allentare un po' la morsa il Benevento, ma non ci riesce. Spuntano giocatori del Frosinone dappertutto. Adesso c'è ancora un anticipo da parte di Maini. Ancora Frosinone con Bracaglia. Altro fallo da parte del signor Tasciotti. Frosinone che adesso continua a addentare la preda per cercare di arrivare all'obiettivo del gol che finora non è ancora arrivato. Benevento che sta soffrendo in difesa e prova poi a ripartire velocemente. Frosinone che ha rifilato parziali davvero eloquenti un po' a tutte le squadre che ha affrontato finora. Sembra di un'altra categoria. Frosinone parte questo tiro che non viene in un primo momento bloccato dal portiere Ciullo, poi rimedia. Benevento che adesso prova a uscire fuori senza riuscirci. Ancora Frosinone con Di Monaco. L'impressione è che Frosinone può passare da un momento all'altro se continua con questo tipo di atteggiamento. Benevento che ha bisogno assolutamente di far salire un po' la squadra, ci prova senza riuscirci adesso Panarese, sono sempre schiacciati i giocatori del Benevento. Allarga adesso Bracaglia il pallone, adesso diventa buono per Zaccheo, si guarda intorno e serve Di Monaco sulla fascia sinistra. Di Monaco all'indietro per Bracaglia, allarga Bracaglia adesso per Chirillo. Chirillo chiama in causa il numero 22 Lombardo, poi cade a terra Chirillo e qui forse c'è un calcio di punizione. Ah, sì sì, c'è assolutamente, perché il fallo è sembrato evidentissimo. Adesso va a misurare la distanza Tasciotti, sembra un po' troppo però effettivamente rispetto al punto di battuta. Ricorsa di Monaco, parte di Monaco, si infrange contro la barriera, questo suo sinistro, mentre siamo arrivati quasi alla metà del primo tempo. Bella finale. Risultato ancora di 0-0. Frosinone che ci prova ancora una volta con questo traversone. Zaccheo cerca di agganciare, non ci riesce, poi ha ben appostato, ottimo senso della posizione da parte di Bracaglia. Lombardo non aggancia, sempre Frosinone però che avrà un possesso palla
pari almeno al 70%, almeno finora, giocato sempre Frosinone. Cirillo prova a innescare il compagno di squadra che era più avanti di lui, non ci riesce, riparte Benevento con Panarese, ancora perso il pallone, poi fallo su Cirillo, non fischiato, anzi sì, provato a vedere se c'era la regola del vantaggio, signor Tasciotti, alla fine è stato costretto a tornare indietro sui suoi passi. Calcio di punizione che adesso viene battuto dal Frosinone con Cirillo, attenzione, pallone spiove e viene colpito di testa, spizzato da Fragiotta, ancora una volta se la cava il portiere del Benevento, sembra davvero che il Frosinone stia giocando questo match come se fosse il primo incontro della giornata, sì è vero che ha avuto la possibilità di operare un ampio turnover, ma al di là di questo sicuramente c'è un atteggiamento, una mentalità costruita da mister Broccolato superiore a quella media delle squadre che abbiamo visto oggi. Ancora Zaccheo, insiste Cirillo, si destreggia Cirillo, costretto a indietreggiare, Cirillo si appoggia adesso all'indietro, proprio compagno di squadra numero 19 Bracaglia. Ancora Frosinone, controlla adesso Di Monaco, non riesce a trovare lo spazio per crossare, spazza via il pallone del Benevento, non riesce davvero a costruire alcunché la squadra campana, sembra sorniona, ma costretta non per scelta a questo tipo di atteggiamento difensivo, perché Frosinone mette enorme pressione. Altro pallone spazzato via, il leitmotiv ormai è chiaro, Frosinone vuole il gol che potrebbe aprire il match e far scoprire ancora di più la difesa del Benevento, il Benevento invece cerca di soffrire il meno possibile e poi magari di ripartire come sta facendo adesso con questo tentativo da parte di Panarese, su di lui grava il peso offensivo della squadra. Nel Benevento, adesso calcio di punizione direttamente in porta, fuori misura. Altro calcio di punizione, scusate, altro rimessa dal fondo per il Frosinone con il portiere che ha appena rimesso il pallone in gioco. Adesso con calma, con pazienza, prova a tessere questa azione offensiva. Bracaglia, avanza Bracaglia, poi indirizza al centro, ma non riesce a raggiungere il pallone. Lombardo, un po' fuori dal gioco. Lombardo finora è stato decisivo in tutti i match che ha giocato praticamente. Pericolosissimo calciatore con la maglia numero 22, Lombardo. In verità, entrato da poco, quindi chiaro che ancora deve avere un po' di tempo prima di ambientarsi a questa finale. Cirillo, ancora Cirillo che allarga sulla sinistra questo pallone, avanza ancora Bracaglia, Cirillo a spazio, Cirillo mette dentro il pallone per Lombardo, errore di Lombardo a tu per tu con il portiere Ciullo. E adesso si assiste a questo tourbillon di cambi, esce praticamente una squadra, ne entra un'altra, e questa è la forza del Frosinone oggi, la qualità dei singoli d'accordo, l'organizzazione sicuramente, ma poi quando si gioca un torneo lungo e logorante come questo, avere forze fresche è tutto quello che serve per poter trionfare. Benevento che invece deve cercare di fare di necessità virtù, adesso c'è un lancio in profondità che viene gestito molto bene da Castiello. Torna Castiello provando a superare il proprio avversario, ma ne ha troppi addosso. Castiello resiste
calcio di punizione a favore del Benevento. Ottimo lavoro da parte di Castiello, che si è portato addosso due avversari e poi è riuscito anche a conquistare il fallo che cercava. E il Benevento può sfruttare questo calcio di punizione cercando di trasformare in oro una situazione favorevole. Adesso sul pallone c'è Mercobella, c'è soltanto Di Mauro in barriera, piazzato dal portiere Ferazzoli, cross al centro, una delle rare situazioni in cui abbiamo visto il Frosinone praticamente difendersi. Poi arriva il fischio del direttore di gara, calcio di punizione, adesso il Frosinone può ripartire, vediamo se lo farà velocemente. Insomma, battuta malissimo questa punizione, e torna adesso in possesso della sfera Marotti, che ha ceduto a Mercobella. Frosinone che torna in possesso del pallone con Vellucci. Adesso ancora il Benevento, che sembra aver passato il suo peggior momento della partita, c'è addirittura un tiro dalla grande distanza che crea qualche grattacapo al portiere Ferazzoli. Un altro calcio d'angolo già battuto. All'indietro pallone per numero 3 Sena, che stavolta sbaglia. Con la rimessa laterale a favore del Frosinone, Nirchi, Cirillo, tocca male, fantasista del Frosinone. Adesso il Benevento sembra essere più determinata, non ha subito nessuna marcatura e sembra che il ciclone che si è abbattuto appunto nei primi minuti sulla formazione campana sia un po' adesso si sia un po' esaurito. Frosinone che adesso deve provare nuovamente a far gioco, ma non riesce più a farlo come aveva fatto nei primi minuti con continuità. Grazie, adesso riparte con Vona, pallone che si perde nuovamente sul fondo. Pallone conquistato adesso ancora una volta da Frosinone. Chirillo prova Vona, non riesce a sfondare, riparte il Benevento adesso con Marotti. Affrontato Marotti, se ne va molto elegantemente, poi va a mettere un po' di ordine Panarese, allarga però senza trovare nessuno. E allora adesso c'è dall'altra parte Di Mauro. Di Mauro è solo, non c'è nessun compagno da servire, c'è Vona che adesso trae giovamento da questa deviazione, poi ancora un rinvio da parte della formazione del Benevento, che adesso sta concedendo qualcosa di più in difesa e in attacco si sta proponendo con maggiore continuità. Adesso la partita è diventata molto più equilibrata rispetto a quanto era avvenuto nei primi 10 minuti del match. Partita che vive di episodi, naturalmente, come deve essere e come è di solito una finale. Qualunque tipo di episodio può decidere naturalmente la partita, inutile sottolinearlo. Adesso è solo dall'altra parte e gol, realizza la rete del vantaggio Di Mauro, stato perso dalla difesa del Benevento che fino a questo momento era stata iperconcentrata. Si arrabbiano un po' tutti i giocatori del Benevento per questa ingenuità, perché è stato lasciato solo, libero di calciare, Di Mauro, che ha esploso un sinistro che è terminato in fondo al sacco. Benevento che subisce il gol proprio al tramonto della prima frazione, e questo fa sì che dal punto di vista psicologico si crei un vantaggio notevole a favore della squadra ciociara, che dopo aver pressato tantissimo nei primi 10 minuti sembrava aver un po' esaurito questa
questo spirito appunto indomito. E poi proprio quando ormai il Benevento sembrava finalmente aver stemperato un po' gli ardori del Frosinone, è arrivato questo gol, è stata una mazzata per il Benevento, che adesso deve assolutamente cambiare atteggiamento, trovare forze per esporsi maggiormente in avanti. Non riesce perché il Frosinone è sempre in possesso del pallone. Passaggio in profondità, stavolta sbagliato, cerca di difendere Panarese la sfera, è riferimento offensivo Panarese. Pallone che però gli è sfuggito come una saponetta. Chirillo appoggia pallone all'indietro cercando conforto adesso nel proprio centrale difensivo, c'è Nirchi, chiama in causa Di Mauro, poi ancora Nirchi, Chirillo e finisce il primo tempo. Frosinone che è riuscito dunque a risolvere il proprio principale problema, quello di vincere il primo tempo e di portarsi in vantaggio. Adesso dovrà cercare di gestire al meglio questo risultato per poter vincere la Coppa. Il Benevento dovrà tentare tutto per tutto per entrare in partita. Per il momento è tutto e vi salutiamo dandovi appuntamento fra un paio di minuti, quando ricomincerà la ripresa. Ripreso dunque il confronto Frosinone 1 Benevento 0 e adesso naturalmente il Frosinone potrà condurre una gara un po' più attendista, ma abbiamo visto come la squadra ciociara non abbia proprio nel DNA questo tipo di atteggiamento, vuole sempre cercare di spingere, vuole sempre cercare di far gioco, di mostrare di vincere con la forza più che con l'astuzia le partite. Invece il Benevento adesso sembra stanco, ma dovrà tirar fuori da qualche parte quelle energie che sono rimaste in corpo per cercare di rientrare in partita, perché le finali davvero certi treni per vincere appunto passano una volta sola. Adesso però c'è un errore che sta per costare caro al Benevento. Frosinone che prova con Chirillo, poi un altro sinistro di Lombardo, iniziato subito a sprombattute, esattamente come nel primo tempo la squadra del Frosinone. Adesso vediamo di capire cosa sta accadendo in campo. Ripreso il gioco con il Benevento che prova ad impostare con Badila, poi all'indietro Santaniello cede questo pallone per De Figlio, ancora il Benevento che prova ad affondare. Frosinone che adesso riparte con numero 7 e Fragiotta, ancora il Frosinone che prova con lo stesso Fragiotta rendersi pericoloso sulla destra. Chiusura in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che adesso verrà battuto dal numero 45 Zaccheo. Cross al centro di Zaccheo, colpo di testa e gol. Arriva alle 2-0 anche in questo caso. Dobbiamo dire è stata imperdonabile la leggerezza difensiva. Leggerezza difensiva da parte della formazione del Benevento. È stato dunque Fragiotta a azzeccare questo colpo di testa, ma era solo nel cuore dell'area di rigore del Benevento e dunque è arrivato il 2-0 per il Frosinone. Anche il Benevento sta a questo punto rischiando di fare la stessa fine che hanno fatto tutte le squadre contro cui ha giocato il Frosinone. Il Benevento è una bellissima squadra, ma il fattore stanchezza sicuramente ha influito e non poco in questa partita. Le due squadre giocano con velocità diverse, dobbiamo dirlo. Benevento che adesso ci prova con questo traversone, c'è Panarese che non è riuscito a controllare in precedenza il pallone. Adesso il Frosinone prova nuovamente a gestire con Marconi per Fragiotta, poi Marconi gioca bene. Frosinone, c'è poco da fare, sta meritando di vincere questa partita e il titolo. Benevento che non riesce a esprimersi come aveva fatto nelle prime due partite, già aveva fatto meno bene nella terza, adesso sta scivolando in maniera abbastanza evidente. Frosinone che continua
ad attaccare adesso con Chirillo. Destro di Chirillo, il palo colpito da Chirillo e poi ci riprova e segna. Difesa del Benevento Immobile. A questo punto possiamo dire che a meno di miracoli la strada del Frosinone è in discesa. Il traguardo è vicinissimo. Benevento che sembra ormai aver alzato bandiera bianca. Non ci sono più energie, c'è poco da fare. Adesso per la squadra campana subisce anche il terzo gol. Questo terzo gol è un colpo al cuore della formazione in maglia bianca. Non riesce davvero a contrastare queste ondate del Frosinone. C'è un Chirillo assolutamente scatenato. Cede a Marconi il pallone, ancora Marconi. Provano adesso a togliere il pallone al Frosinone, giocatore del Benevento, ma è davvero impresa impossibile. È arrivata anche questa staffilata, questa sberla da fuori area. C'è stata provata da Bracaglia. Il pallone che è terminato sul fondo, non lontano dalla porta. Difesa dal portiere Ciullo. Prova adesso a rimettere il pallone in gioco formazione in maglia bianca che riparte. Niente da fare, ancora Zaccheo. Benevento che ormai sta iniziando a vivere questa situazione un po' come un incubo, che si vede arrivare il giocatore Frosinone da tutte le parti, che praticamente corrono il doppio e soprattutto hanno sempre, attenzione, un tiro incredibile, rete realizzata dalla lunga distanza. Dicevamo come ormai fosse diventato un tiro al bersaglio. Questa volta è stato molto bravo, dobbiamo dirlo, il giocatore che ha segnato questo gol. Si tratta di Bracaglia, rete del 4-0. E dicevamo come adesso le dimensioni della sconfitta stiano diventando un po' troppo eccessive, un po' troppo severe per il Benevento, che ha speso tanto e adesso ci sentiamo di dire ha speso tutto per arrivare fin qua. E quando si è trattato di giocare l'ultimo confronto ci è arrivato scarico. Adesso deve cercare di rendere un po' più accettabili le dimensioni di questa sconfitta, che sta diventando davvero una punizione un po' troppo severa. Ancora un tiro da parte di Zaccheo. Frosinone continua a premere, non ne vuole sapere di gestire il risultato. Tanti bei giocatori davvero per il Frosinone, che in questa categoria, in questa annata, sicuramente ha proposto il meglio che si poteva vedere qui a Ceprano. Bel lavoro condotto da mister Broccolato su tutti i calciatori che vedono il proprio talento sicuramente valorizzato da questo allenatore giovane ma molto preparato. Adesso il Benevento che prova adesso ad affacciarsi sulla fascia destra con il numero 4 De Figlio. Poi c'è questa percussione che non va a buon fine. Ancora Frosinone che continua con una mentalità aggressiva a premere. Altro tiro, questa volta il portiere Ciullo è riuscito a metterci una pezza smanacciando in calcio d'angolo. È stato Di Monaco in questo caso a esplodere il sinistro. Calcio d'angolo battuto da Zaccheo. Riceve ancora Zaccheo da Marconi, una serie di colpi di testa, poi ancora
di Monaco che si sbriga come se la sua squadra fosse sotto, in verità conduce 4-0. Hanno corso con molta attenzione, è arrivato anche il 5-0, adesso sta diventando un'esecuzione più che una partita, c'è gioia, c'è gloria anche per Zaccheo Benevento, che adesso finisce questo, questa competizione in maniera tutto sommato abbastanza ingiusta. ...5-0 in questa finale senza storia. Frosinone che ha attaccato dal primo secondo della partita fino adesso, forse c'è stato un solo momento in cui il Frosinone ha allentato un po' la morsa nella seconda parte del primo tempo, ma proprio in quel momento in cui, nel momento in cui il Benevento sembrava finalmente uscire da proprio guscio, è arrivato il gol dell'1-0 e la partita è da lì, è diventata un trionfo per il Frosinone che in un crescendo rossiniano ha iniziato a partorire un'azione più bella dell'altra, un gol più bello dell'altro, e adesso sta dilagando 5-0. Adesso cerca di liberarsi del proprio avversario Marotti, finalmente il Benevento riesce a vedere un po' di luce, prova adesso questo scatto sulla fascia destra, Orlacchio che si impegna a tenere il pallone in campo, il problema è che non ha compagni da servire, ci sono due giocatori di Frosinone già pronti a sradicargli il pallone, se la cava Orlacchio non si sa come, poi il Frosinone riesce ancora una volta a tornare in possesso del pallone con Bracaglia, lotta sull'out di sinistra davanti alle panchine, fallo laterale, ancora una volta Frosinone che vince questo duello e c'è ancora un'altra sostituzione di massa, questa cosa sicuramente disorienta il Benevento che in campo è sicuramente stanco e si vede i giocatori del Frosinone che invece possono ruotare così tanti giocatori, sicuramente, ripetiamo, nel breve non è un vantaggio così eclatante, ma alla lunga sicuramente è come avere più fish per poter vincere una partita di poker. Adesso ancora Vona che è appena entrato e viene toccato duramente, adesso ci sono degli interventi che sono abbastanza scomposti, ma non per cattiveria ma proprio perché la lucidità viene meno. Ancora il Frosinone che prova a organizzare questa manovra, risultato ormai acquisito, Benevento che prova adesso a affacciarsi in avanti, non c'è quasi mai riuscita in questa finale, Chirillo all'indietro, altro passaggio per il numero 5, Bracaglia. E va dunque a riprendere questo pallone il numero 2 del Frosinone. Ha dato questa rimessa laterale, si trattava di Vellucci in precedenza, adesso prova ancora Bracaglia a rendersi pericoloso, riparte il Benevento quando ormai mancano 7 minuti alla fine di questo confronto che in verità ha già scritto il suo capitolo conclusivo, ha emanato la propria sentenza. Frosinone che dunque vince alla grande, stravince possiamo dire, questo titolo nella quarta edizione del Memorial Gicino Maturi categoria 2003, ha praticamente maramaldeggiato in questa giornata riuscendo ad abbattere tutte le formazioni che gli si sono parate davanti, lo ha fatto con estrema semplicità e con grande efficacia. Benevento che adesso dovrà cercare di impostare questa nuova manovra, attenzione ancora il Frosinone,
rischiare un po' prima, mancano 6 minuti, cioè 5-0, la batteria mi si scarica, non ce la facciamo più. Digli di fare 2 minuti, tanto ormai è finita. Mancano 5 minuti. Mancano 4 minuti alla fine. Ancora la formazione del Frosinone, che può provare adesso con il numero 16 Mattarelli, mette al centro questo pallone. Gara che ormai si avvia quasi alla conclusione, mancano meno di 5 minuti al termine. Ancora il Benevento che prova a uscire, niente da fare. Frosinone che ormai ha in mano la partita e continua a disporre dell'avversario in lungo e largo. A questo punto davvero non ha neanche più senso che il direttore di gara continui a far proseguire questa partita, che ormai diventa a questo punto soltanto un esercizio accademico e niente di più. Complimenti al Frosinone. A questo punto siamo davvero ai titoli di coda e quindi ne approfittiamo per fare un bilancio di questa categoria 2003 che ha offerto tanti talenti. E finisce dunque qui, il Frosinone vince questa competizione, si laurea dunque campione in questa categoria, lo ha fatto nel migliore dei modi, semplicemente strameritando questo titolo, vincendo dalla prima all'ultima partita senza trovare mai nessun tipo di opposizione. Il Benevento è riuscita ad arrivare all'atto finale con grande merito, ma alla fine è stata costretta alla sconfitta, anche perché dobbiamo dire è arrivata stanca, è approdata stanca a quest'ultimo momento finale di questo splendido torneo. Ed è tutto con queste immagini di gioia, di esultanza e anche di reciproci saluti da parte dei giocatori in campo. Vi salutiamo ed è tutto da Enrico Pasquali Coluzzi.